lo scopo di questo concorso fotografico non è solo quello di fare tante belle foto dei nostri monumenti, monumenti che vengano deliberati per essere fotografati da enti pubblici o privati, ma poi lo scopo ultimo è sempre quello di raccogliere dati del bene culturale, storico, paesaggistico, artistico e andare a implementare le nostre piattaforme Wikimedia come Wikidata, Wikimedia Commons, eccetera, eccetera, e poter riutilizzare questo vastissimo patrimonio fotografico sui nostri canali web, i nostri intendo Wikimedia, quindi da Wikipedia, l'enciclopedia online più grande del mondo e tutti i siti collegati. Dalla passata edizione 2022 abbiamo deciso di fare un paio di premi che testimoniano quanto Wikiloss Monuments riesca ad integrare più cose, quindi il bene, la fotografia, la produzione artistica di per sé e appunto l'implementazione dei dati su Wikidata e quindi la digitalizzazione del nostro patrimonio. Ecco quindi quello che proponiamo e che vorremmo continuare con la Regione Toscana, in questo caso la Presidenza, una collaborazione stretta affinché sia pubblico che privato collaborino e quindi partecipino sempre di più a questo concorso in modo da avere le liberatorie e quindi incaricare e mandare i nostri fotografi, che possono essere più o meno professionisti, non è richiesto essere professionisti, tutti possono partecipare a Wikiloss Monuments dal 1 al 30 settembre, si può caricare sulla piattaforma wikilossmonuments.it. Da quest'anno è disponibile anche una app telefonica molto pratica dove trovare tutti i monumenti in questo caso della nostra regione, però in tutta Italia, anche se uno si trovasse in viaggio di piacere in altre regioni, può farlo tranquillamente, perché Wikimedia Italia ha predisposto appunto un'app specifica dove andare a trovare tutti i monumenti e caricare le foto e partecipare. Ripeto, il concorso si svolge dal 1 al 30 settembre, la fase di caricamento. Dopodiché ci saranno le giurie, quindi la fase di premiazione, sia regionale che poi nazionale. Un concorso che mobilita tutti coloro che per amore, volontari, fotografano quello che è la bellezza dei nostri monumenti. In questa annata la centralità saranno gli edifici religiosi e che appunto Wikimedia porta ad esaltare attraverso un lavoro che finora ha coinvolto più di 100.000 persone, più di 2.700.000 fotografie, che nel concorso di quest'anno sicuramente focalizzerà delle bellezze della Toscana, che in questa regione così ricca di beni culturali, così ricca di scenari e di paesaggi straordinari, così ricca di integrazione fra la bellezza opera dell'uomo e la bellezza opera della natura, il paesaggio antropomorfo, verrà evidenziato, e con la logica delle piattaforme e della circuitazione le foto diventano bellezza che nei canali social poi viene esaltato.